Per il terzo anno consecutivo il villaggio Salinello è stato teatro dal 3 al 5 giugno dei CSI Open Games. La manifestazione, che richiama molte società sportive da tutto il territorio nazionale, ha tra i suoi obiettivi quello di sottolineare gli aspetti aggregativi e socializzanti della pratica sportiva. Buonasera a tutti. E questo è un evento che ogni anno si ripete e ogni anno acquisisce sempre maggiore entusiasmo, quindi siamo sempre ben contenti di ripetere questo evento danza all'interno di una manifestazione ben più grande che prevede lo svolgimento di tanti altri sport, di tante discipline sportive come il calcio e la pallavolo. Un benvenuto a chi viene più da lontano, dalla Calabria e da altre regioni d'Italia. Sono tre anni bellissimi che trascorriamo insieme con questa manifestazione, ci frequentiamo anche oltre la manifestazione, per cui il sodalizio tra Villaggio Salinello e CSI continua nell'arco di tutti i 12 mesi. Un'esplosione di giovani, di sport, di mare e di divertimento. In questa splendida cornice si è ritagliato uno spazio importante, la danza. Nel pomeriggio di sabato lo stage, mentre la sera il concorso che si è concluso con la premiazione di tutte le squadre. Diamo ancora adesso un paio di minuti alla giuria per il verdetto finale. CSI Open Games, un torneo che fa della propria forza l'amicizia, lo stare insieme, i valori aggregativi da insegnare a questi ragazzi, quanto è importante per loro? Ah, per quanto riguarda l'educazione, questo momento di aggregazione per i giovani di questa età, dagli 8 ai 14 anni, è sicuramente una cosa molto valida che gli apre le porte per il futuro, anche perché adesso cominciano a capire e spero che questo insegnamento dato anche dal CSI, organizzatore del torneo, gli possa valere per il loro futuro. Fitta partecipazione a questi Open Games, abbiamo qui con noi il presidente del CSI Pescara, Giuseppe Bocchino. Allora, cosa te ne pare di questa manifestazione? Bella cosa, tanta gente, ho visto che c'è gente che viene da molto lontano, Reggio Calabria, ho visto su qualche maglietta. Complimenti al presidente De Marcellis, come al solito molto bravo a organizzare questi eventi. Ho visto anche molte ragazze, quindi il calcio è anche femminile, per fortuna. Ciao! Vedi la palla? La giallo-nera. Yeah.
È giunto il momento delle premiazioni e anche della pioggia dopo tre splendide giornate di sole. Fitto l'elenco di tutti i premiati. Premiare miglior giocatrice. Tutti invitati a partecipare all'edizione del prossimo anno. Ascoltiamo le parole del presidente. Davvero fa piacere sentire tanto entusiasmo, tanta gioia. Sono stati giorni ricchi di gare, ricchi di partite, ricchi di gol, di punti, di reti, di emozioni, di gioia e di dolori, perché non sempre si può vincere. Però una cosa è certa, quello che ha prevalso in questi giorni è lo spirito sportivo, è lo spirito di partecipazione gioiosa che CSI cerca di rimarcare all'interno delle proprie manifestazioni. Il nostro impegno è stato quello, l'impegno di tutto lo staff del CSI che sono stati davvero eccezionali e ci hanno accompagnato in questa avventura.